Buongiorno, sono Vito Mollica, lo chef del Four Seasons Hotel di Firenze e responsabile anche del ristorante Il Palagio. Oggi andremo a preparare una ricetta a base di cacciagione e per questo abbiamo preso la pernice, la quale la serviremo con i funghi porcini e una crema di topinambur. Vi presento gli ingredienti. Questa è la pernice, la quale una l'abbiamo già disossata, i topinambur, delle patate, i funghi porcini e qui li abbiamo già puliti. Utilizzeremo del vin santo e dell'olio d'oliva. Inoltre aggiungeremo delle erbe fresche, le quali le prenderemo qui in un orto qui vicino di fronte all'albergo, l'orto di Borgo Pinti. Il procedimento della ricetta. La ricetta viene naturalmente utilizzata la pernice cacciata, disossata. Ora che le abbiamo disossate, mettiamo i petti da una parte, le cosce le mettiamo in un pentolino e le immergiamo con l'olio d'oliva. Facciamo una cottura in confit con l'olio d'oliva. Aggiungo delle erbe fresche alle coscette, quindi della salvia, del rosmarino e un rametto di timo. Ecco, le metto qui vicino a una parte di calore della stufa. Ora andiamo a fare un po' di juice di carne, quindi spacchettiamo, spezziamo per bene. Queste le andiamo ad arrostire con dell'olio d'oliva. Ora prepariamo la crema di topinambur e patate. Lo prepariamo in modo molto leggero, quindi utilizzando solo l'olio d'oliva. Saltiamo i topinambur all'interno e aggiungiamo la patata. Ecco, la patata serve per legare meglio la crema di topinambur, altrimenti risulterebbe un po' troppo acquosa. Usiamo il sale e il pepe. Siamo attenti alle ossa di pernice, dobbiamo caramellarle bene, anche perché così dà un bel gusto alla salsa che andremo a fare. Ecco, dopo averle rosolate le copriamo con l'acqua. E lasciamo cucinare per un 10 minuti, un quarto d'ora. Controlliamo le coscette che devono cuocere piano piano, in questo modo. In modo che poi risulteranno tenere. Nel frattempo tagliamo i funghi porcini. Tagliamo per poterli rosolare. Utilizziamo sempre dell'olio d'oliva. Possiamo utilizzare uno spicchio d'aglio, ma solo per profumare, quindi magari solo tagliato a metà. Aggiungiamo delle erbe fresche anche alle ossa, quindi di nuovo salvia e timo. Ok, mettiamo dell'aglio quando l'olio è caldo e lo soffriggiamo appena appena, proprio per dare il sapore, ma non renderlo troppo aggressivo d'aglio. Quindi aggiungiamo i funghi porcini e lasciamo rosolare. Possiamo già salare i petti e anche peparli, quindi sono pronti da poter essere arrostiti. Ora le ossa sono pronte, bagniamo con il vin santo e lasciamo evaporare. Dopo aver ridotto il vin santo, copriamo la salsa con del brodo di carne e lasciamo insaporire. Intanto aggiungo del pepe ai funghi porcini e anche del sale. Li ritiro quando sono ancora croccanti. Ecco qua.
però controllo un attimo le coscette. Ecco, le coscette sono pronte, ritiro anche le coscette. Ora è arrivato il momento per arrostire le pernici, sia il petto che le cosce nuovamente insieme. Aggiungo appena appena una noce di burro. Inserisco anche le cosce che avevamo precotto prima in confit. Quando il petto è ben rosolato, quindi che abbia un bel colore caramellato, e anche la coscia, andiamo ad aggiungere la salsa di cottura. A questo punto, che l'acqua di cottura dei topinambur e delle patate è evaporata, possiamo verificare che sono tutti molto morbidi e quindi li frulliamo. Ecco, ora andiamo a comporre il piatto mettendo la purée, la pernice e poi andiamo a mettere anche un po' di funghi porcini. Emulsioniamo un po' la salsa e salziamo il piatto. Guarniamo giusto con un po' di cerfoglio ed è pronto ad essere servito.